Siamo primi. Siamo primi in classifica. E poi la soddisfazione maggiore che c'è il Perugia è l'ultimo. È proprio un birichino, È così. No, sto scherzando. Beh, l'importante è mantenere... Ecco, i piedi per terra, lei ce l'ha i piedi per terra. Tranquillamente. Okay. Poi ho conosciuto giorni migliori. Siamo primi. Ha visto che siamo primi. Paternana, dico. Ah, lo so. Ma io dice. Non lo seguo. Però sarà contento. Beh, certo. Più contento che la Ternana è prima o che il Perugia è ultimo? Beh, sinceramente mi sa meglio la Ternana. La Ternana è prima, signora. Io sono tanto contenta, però non sono sportiva per niente. Sono contenta per la città. No. Contenta. Io sono felice perché quelli di casa mia sono tutti super tifosi, per cui anch'io... Ti dicono che andiamo in Serie A, ma bisogna andarci piano. No, non ci illudiamo, perché facciamo le corna. Ma perché no? Ma secondo me... No, facciamo le corna, dobbiamo essere sempre ottimisti. Però, vabbè, andiamoci piano. Già che sta prima è una gioia, speriamo che le cose vadano avanti così. Arrivederci. Curva Nord, sarei contento. Contentissimo. Ma ce l'hai i piedi per terra, perché bisogna sempre tenere i piedi per terra. Ad oggi, guarda, per come gioca, contenti. Proprio, so belli da vedere, ci diverti. Poi dopo, vabbè. Già Serie A, già che... Andiamoci piano, dici. Ma sei più contento che la Ternana è primo o che il Perugia è ultimo? Beh. Tutte e due. Tutte e due, dai. Scusi, la Ternana è prima in classifica? Sono straniero e non posso parlare. Come? Può parlare italiano? Vabbè, però lei è tifoso uguale della Ternana, no? Sì, certo che sono tifoso. Contento che è prima? Certo che sono contento, sono molto contento. E sabato tutti allo stadio? Grazie, sì, certo. Tutti, poi i consigli voi altri, che non deve venire tutti allo stadio. Bene. Grazie mille. Non è prima in classifica. No, non la seguo proprio. No, non lo puoi, di che la segui, la devi non seguire. Non la seguo, grazie. Non è prima in classifica. Non male, siamo felici. Sì. Più contenta che la Ternana è prima o che il Perugia è ultimo? Tutte e due. No? Lei che dice? Beh, che la Ternana è prima va bene, ma che poi il Perugia è ultimo... Sti cavoli, diciamo. No, non è un problema. Salve, la Ternana è prima in classifica. Ah, sono contento, io sono tifoso del Napoli, ma sono contento. Al prossimo anno non lo diciamo noi. No. Allora, dovete dire. No. Ascolta, Napoli sono 20 anni che non dicono che vince lo scudetto, è sbagliato. Lei quest'anno lo dice, quindi? Cioè, io l'ho sempre detto. Ah, ok. Però non l'avete vinto mai fino adesso, però... Ecco. Vabbè, cioè, si deve dire, dire, ok? Il Napoli vince lo scudetto. La Ternana viene in Serie A. Cioè, Tutto bene, va. È prima. Io sono cominciato a svegliare. A voglia. Ciao, buongiorno, scusate. No. La Ternana è prima. No, la Ternana. Attento. Siamo contenti che siamo primi, però tocca stare sempre con i peducci per terra. Infatti perché vedo che c'è. Tranquillo, beato con i piedi per terra. Sono contento per la società, per tante persone che dicevano che non credevano in tanti giocatori. E invece questa squadra ha cominciato a dare soddisfazione sia alla città, sia... è una cosa importante. Visto che a Perugia rifanno lo stadio. Vabbè, qui il problema è, diciamo, un aspetto politico che diventa anche, secondo me, anche stupido, perché una crescita della città è tutto un sistema, è un sistema, il lavoro, quello che sia, però se noi ancora pensiamo che vogliamo mischiare la politica con lo sport è la cosa più stupida. La parola, grande mito della Ternana e Zaria, Nicola Traini, la Ternana è prima. Ternana è prima dopo tanto tempo, era ora. Dei tempi. Grande Ternana. È molto presto per dire come andrà a finire, però è una gran bella cosa, voglio dire. E perdere 2-0 il primo tempo e recuperare, credo che la mentalità della squadra ci sia. I giocatori sono tanti, è importante perché la Serie B non si vince adesso, ma si vince in primavera. Però è importante che la Ternana lotti soprattutto per primo e secondo posto, perché i playoff sono... sicuramente una roulette. Ce la può fare, c'è una squadra che... Ma è presto, ma è presto. Secondo me ce la può fare anche perché c'è un livellamento enorme in Serie B. Vediamo il Bari sembrava e poi perde in casa, no? Queste cose. E poi la Ternana ha dei ricambi, soprattutto attualmente dopo aver preso quei 2-3 giocatori bravi, secondo me, ha dei ricambi per andare
per andare alla lunga. L'unica cosa c'è da stare attenti a quelle due o tre squadre, Regina, Frosinone e Genoa, che prendono pochi gol, perché di solito la statistica dice che chi è che arriva primo, secondo e terzo è la squadra che prende meno gol. La ricetta di Nicola Traini per fare un bel campionato, non diciamo altro. No, non diciamo altro perché è talmente presto che non possiamo sbilanciarci. Lei che dice, il suo amico che dice, lei dice qualcosa? Concordo con Nicola. È contento di essere amico, il più grande bomber della Ternana in Serie A, eh? È un onore, è un onore. Speriamo che prima o poi qualcuno lo superi, il suo record. Quello sinceramente me lo auguro anch'io, altrimenti ce ne andiamo senza sapere che c'è stato qualcun altro che ha superato quel record. Grazie. Senta, io volevo sapere che pensa della Ternana. Penso che è una bella squadra, quest'anno. Squadra forte. Vedo che sorride, contento. Certo, beh, a Terni ci avevamo poco e niente, almeno è una squadra insomma che a livello nazionale ci fa conoscere un po'. Però i piedi per terra ce li ha? Certo, perché beh, stiamo all'inizio del campionato. Tendi a tenere i piedi. Ma certo, ci stanno squadre tanto forti, Genoa, Cagliari, blasonate di più, di tutto di più. Quindi i piedi per terra vanno sempre tenuti. Grazie.